Benvenuti in News per te. Un racconto inquietante dell'amico di Filippo ribalta la percezione di lui come bravo ragazzo, apparentemente senza problemi. Prima di continuare, iscriviti al canale e attiva la campanella. Secondo questa testimonianza, quando era arrabbiato, Filippo si sfogava distruggendo oggetti, come ad esempio un palo che aveva rotto in passato. Questo comportamento non era isolato, ma sembrava essere diventato una sorta di consuetudine negli ultimi 12 mesi. L'amico sottolinea che, se Filippo voleva sfogarsi con qualcuno, sia con lei che con lui, finiva per danneggiare qualcosa. Le grida e i piccoli danni diventavano parte della sua routine, e l'amico afferma che prima Filippo non era così. Questo cambio di umore sarebbe iniziato circa un anno prima, suggerendo che potrebbe essere la perizia psichiatrica richiesta dai suoi legali a fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni mentali prima, durante e dopo l'incidente, gettando nuova luce sulla sua personalità e sul tragico evento che ha coinvolto Julia Checkett-In. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.